Eccoci qui. Abbiamo iniziato a percorrere le 5 miglia della costa nord della Scozia, partendo da Loch Ness e seguendo le tappe principali previste da questo percorso. Giunti a sera, ieri abbiamo deciso di sostare a Kyloftong, dove abbiamo cenato e dormito. Oggi ci aspettano altre miglia e altre meraviglie. Seguiteci e scopritele con noi! La prima tappa del percorso di oggi è Loch Erible, un lago di 16 km e il più profondo della Gran Bretagna. Le navi della Royal Navy lo hanno utilizzato come ancoraggio sicuro e riparo per gran parte del XX secolo. La caratteristica più intrigante e attraente del lago è Ardnicky, una collinetta collegata alla sponda orientale da una lingua di sabbia e ghiaia. Un tempo era il capolinea dei traghetti che attraversavano il lago. Ardnicky è noto anche per quattro grandi forni di calce costruiti nel 1870. Una deliziosa casetta, la Ferry House, fungeva da casa dei custodi dei traghetti e sopra la porta è ancora visibile in parte lo stemma della famiglia Sutherland e Stafford, alla quale apparteneva l'intera proprietà. Oggi è anche considerata come rifugio dei viandanti. E voi vivreste in una casa così? Ti è piaciuto questo posto? Sì, tantissimo. Ho trovato la casa dei miei sogni. Magari. Voglio vivere lì. E guardando il cielo, come spesso mi capita, penso a te, papà. Spero tu mi possa guardare da lassù. Dalla Scozia alle Hawaii! Scherzavo! Questa è la fantastica spiaggia di Siam Bain, situata sotto una montagna alta circa 383 metri. Un ripido pendio erboso dà accesso a questo tratto meraviglioso e paradisiaco. È una delle mete più mozzafiato delle 500 miglia. Infatti molti si accampano con le tende per godere del relax e della bellezza che offre questo tratto di costa scozzese. Ciao! Dove siamo? Siamo a mare! Siamo a Miami Beach! Sì, con 20 gradi sotto zero. Siamo in Miami Beach, però è molto bello. È bellissimo, non abbiamo resistito a non mettere i piedi nell'acqua perché con queste cose non capita mai. L'acqua è congelatissima, ma è bello lo stesso. La sabbia è finissima e morbidissima. Per i piedi. Ah, io invece ho da aggiungere che con la scusa me li sono lavati. Perché viaggiando in macchina non è facile. L'estremo nord-ovest della Scozia presenta uno dei paesaggi più antichi e unici d'Europa. I massi posati sulla cima di questa collinetta non sono sempre stati lì. Un tempo giacevano molte miglia più a sud-est. Circa 25.000 anni fa, questa zona era ricoperta da uno spesso strato di ghiaccio che si muoveva lentamente e ghiaccio scavato e raccolto massi mentre si muoveva.
circa 15.000 anni fa, il clima ha iniziato a scaldarsi molto rapidamente e la calotta glaciale si è sciolta, lasciando i massi nelle posizioni in cui li vediamo oggi. I geologi si riferiscono a questi massi lasciati cadere dal ghiaccio come erratici glaciali. Studiarli può dirci in che direzione si stava muovendo il ghiaccio e quanto lontano ha viaggiato. Gli erratici trovati in alto sui pendii delle montagne dimostrano che i ghiacciai potrebbero trasportare grandi rocce anche in salita. Noi, in questo meraviglioso e silenzioso paesaggio, abbiamo deciso di fare una pausa. Pausa pranzo. Tortellini. Con salsa mutti. Buon appetito. Poi continuiamo. Vediamo cosa c'è da scoprire. Hai fame? Ha fame, buon appetito. Siamo giunti all'ultima tappa delle 500 miglia. Ullapool è un villaggio e porto della Scozia settentrionale, ma è anche una meta turistica. Nonostante non sia un grande villaggio, ha comunque una solida reputazione come centro per la musica, le arti e lo spettacolo. Ospita ogni anno diversi festival, tra i quali l'Ullapool Book Festival, che si svolge a maggio, e l'Ullapool Guitar Festival, che si svolge ad ottobre, attirando artisti da ogni parte del mondo. Ammiriamo quest'ultimo paesino con il cuore ancora pieno di memorie e sentimenti irripetibili e indelebili. È un'ultima tappa del nostro giro in Scozia, ma non l'ultima del nostro viaggio. Ci è dispiaciuto andare via da posti come Kyle of Tongue e Sanibel Beach, perché non immaginavamo di poter trovare posti così belli e incontaminati, dove per un attimo ci siamo sentiti leggeri, spensierati e puri, lontano dal mondo frenetico. Abbiamo compreso ancora di più che questo nostro on one life trip deve essere il nostro nuovo stile di vita, perché la vita è una sola e non va sprecata.